La progettazione di edifici ad alta efficienza energetica deve essere mirata ed accurata. Per ottenere un buon risultato occorre la collaborazione di vari specialisti sin dall'inizio della progettazione stessa. Lo scopo è quello di analizzare e proporre soluzioni progettuali integrate ed innovative tra edilizie ed impianti in linea con gli ultimi sviluppi normativi che richiedono un involucro edilizio ed un sistema impiantistico sempre più performante al fine di ottenere un risparmio di energia rispettando gli obblighi che riguardano l'isolamento termico e il recupero energetico. Perché parliamo di progettazione integrata? Perché in realtà ci troviamo di fronte ad un problema globale, e cioè la ecosostenibilità degli edifici richiede una complessità del processo e quindi una complessità del controllo. Se parliamo di progettazione integrata, io intendo sempre gli aspetti sia della qualità sostenibile del progetto, sia della qualità sostenibile del prodotto, sia della qualità sostenibile del processo, cioè la capacità di controllare qualunque variabile che entra nel ciclo di vita di un edificio, da quando incominciamo a prendere dei prodotti che vengono estratti oppure elaborati presso delle fabbriche, a quando li trasportiamo sul cantiere, a quando su questo cantiere noi mettiamo in opera queste opere, a quando l'edificio verrà usato, a quando l'edificio, dopo alla fine della sua vita utile, verrà smaltito. Il controllo del progetto di tutte queste variabili si sposa con la capacità di scegliere i materiali opportuni, di metterli in opera in modo opportuno, di seguirli per tutta la loro vita.